Buonasera a tutti. Siamo giunti alla settima lezione del corso didattica con la LIM. Iniziamo stasera il quarto modulo riguardante la didattica e la LIM. In particolare ci soffermiamo sui seguenti argomenti: didattica inclusiva con la LIM e mostriamo alcuni strumenti di presentazione per coinvolgere gli studenti in attività creative. Attraverso questa lezione vogliamo conoscere alcuni principi della didattica inclusiva, cogliere i vantaggi possibili che apportano le LIM alla didattica inclusiva, individuare alcune possibilità di utilizzo della LIM con alunni con disabilità. Per prima cosa dobbiamo cercare di chiarire cosa si intende per didattica inclusiva. Con questa espressione si vuole indicare un'inclusione mirata a gruppi di alunni con disabilità, con un bisogno educativo speciale. Per conseguire risultati interessanti con la LIM, bisogna però presupporre una preesistente inclusività all'interno della classe, consistente in una capacità di individualizzare la didattica, attivare relazioni prosociali, affermare un uso critico della LIM, inserito nella classe come componente, se non essenziale, almeno normale. In generale, i vantaggi che possono essere conseguiti con la LIM sono quattro: l'individualizzazione didattica, la creazione di un gruppo o di classe resiliente, la creazione di un gruppo classe cooperativo, lo sviluppo di strategie didattiche e metacognitive. Passiamo al primo punto, il lavoro individualizzato, che è diverso da individuale. Il lavoro individualizzato è programmato in rapporto alle specifiche possibilità dell'allievo, ai prerequisiti, alle sue motivazioni. Ciò impone al docente un accertamento dei prerequisiti e un'analisi della situazione di partenza di ciascun allievo per eventuali curvature e garantire opportunità a tutti, ma anche un aggiornamento del lavoro individualizzato e inserito in un sistema dinamico complesso. I vantaggi che possono derivare da un approccio individualizzato con la LIM consistono nell'uso di risorse multimediali, nella possibilità di gestibilità del materiale didattico dal punto di vista testuale, mediante arricchimento, trasformazione, selezione, e dal punto di vista temporale, grazie alla possibilità di riprendere lezioni già svolte e seguire i processi cognitivi del problem finding e del problem solving. Ritorna di grande utilità la creazione di un archivio di materiali grezzi, elaborati o da rielaborare. L'anticipazione o il potenziamento di attività per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. Merita al secondo vantaggio la creazione di un gruppo o di classe resiliente. Janes ed altri studiosi definiscono la classe resiliente come un posto dove tutti i bambini possono avere successo in ambito emozionale, cognitivo e interpersonale. Per accrescere la partecipazione attiva degli alunni sono richiesti l'autoefficienza scolastica relativa alla convinzione positiva dell'alunno del gruppo rispetto alle proprie capacità di successo scolastico, l'autodeterminazione scolastica secondo la quale gli alunni sono partecipanti attivi del percorso formativo, della programmazione e della definizione degli obiettivi didattici. Quindi la classe resiliente è orientata alla realizzazione di uno spirito comunitario di costruzione collaborativa di apprendimento. L'autoconoscenza
L'autoregolazione comportamentale, invece, consiste nel fatto che gli alunni, con l'aiuto dei docenti, riescono a gestire i propri comportamenti, favorendo quelli positivi, come la costanza, il reciproco aiuto e la cooperazione. La LIM, concentrando tutte le risorse date dalla multimedialità, dal mondo digitale e dal mondo del web, e integrandole in un ambiente di lavoro interattivo, si presenta come ambiente ideale per facilitare la comunicazione all'interno della classe. La LIM per il gruppo di apprendimento metacognitivo e cooperativo. Non è possibile, né pensabile, né realizzabile un ambiente di apprendimento inclusivo senza prevedere percorsi di apprendimento fondati sulla cooperazione tra pari e su un ampio utilizzo di tecniche metacognitive. Il processo di metacognizione, infatti, è fondamentale per gli alunni con disabilità, innanzitutto perché tramite esso si prevedono tempi didattici più dilatati che permettono a tutti di riflettere sulle fasi di lavoro. Questo è importante per tutto il gruppo, ma diventa ancora più facilitante per gli alunni con disabilità, che possono essere inclusi in questo processo didattico, attraverso la cooperazione in piccolo gruppo, attuando forme di aiuto tra i compagni stessi, il cui vantaggio principale risiede nel permettere un investimento di tempo più rilevante in attività didattiche e molte più opportunità per ripetere argomenti importanti. È importante quindi che l'uso della LIM in classe non sia sporadico e soprattutto è importante che la LIM possa essere utilizzata in prima persona dagli alunni del corso dell'attività didattica. Solamente grazie all'uso frequente e diretto da parte degli alunni in piccolo gruppo, infatti, è possibile innescare dinamiche cooperative di apprendimento, in cui anche gli alunni con maggior difficoltà possono trovare il proprio ruolo, sempre ovviamente grazie alla mediazione dell'insegnante, che supervisiona l'attività e gestisce l'accesso alla LIM da parte degli alunni. In questo senso, la LIM porta un indubbio vantaggio, costituendo uno spazio multimediale in cui aggregare gli elaborati dei singoli gruppi, fornendo una base non solo di documentazione e di presentazione, ma di successiva elaborazione condivisa, in cui vengono valorizzate le dimensioni formative dell'esplorazione e della costruzione della conoscenza. Alla lavagna, quindi, non si va più solo per presentare il prodotto finale o per l'interrogazione e la verifica dell'apprendimento. Essa può essere utilizzata da un gruppo di alunni anche nel corso dell'attività didattica, mentre altri lavorano su diversi supporti e materiali al fine dell'esecuzione del compito. Favorendo il lavoro in piccolo gruppo, si favorisce contemporaneamente l'inclusione dei compagni con bisogno educativo speciale, dal momento che in esso è possibile rispettare maggiormente i tempi individuali di ciascuno e permettere lo scambio di conoscenze e competenze tra pari, mediate dal lavoro degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti curriculari. L'uso della LIM e delle nuove tecnologie, in più, facilita la possibilità di partecipazione dell'alunno con bisogno educativo speciale alle attività del gruppo classe, grazie alla valorizzazione di competenze, modi di apprendere e abilità possedute individualmente da ciascuno e dimostrabili grazie all'uso di canali multimediali e all'uso di archivi di risorse personalizzate. Sarà poi compito degli insegnanti curriculari di sostegno programmare le attività basate sul lavoro collaborativo, pensando alla realizzazione di compiti o attività collettive
che potenziano le capacità degli allievi con difficoltà. Ad esempio, si potranno realizzare gruppi che lavorino principalmente sulla costruzione di mappe concettuali, a partire da un video, facilitando l'inclusione di alunni con dislessia o con disturbo specifico di apprendimento, o sull'ampliamento di un testo con collegamenti ipertestuali, ricerca di informazioni in rete di video e immagini per includere anche chi ha capacità di ricerca e di utilizzo delle nuove tecnologie, cosa non infrequente per soggetti con disabilità. A questa fase ne seguirà poi una di confronto nel grande gruppo e di successiva elaborazione, in cui ciascuno potrà essere incluso anche rispetto al raggiungimento di obiettivi individualizzati di apprendimento per alunni con disabilità. Quindi, un altro aspetto fondamentale per una piena inclusività è creare un apprendimento cooperativo. Infatti, una forma di cooperative learning è proprio il tutoring, e sembrerebbe che la LIM sia proprio uno degli strumenti tecnologici privilegiati. Venire alla lavagna e poter utilizzare in maniera costruttivistica e cooperativa i materiali disponibili o cercati in internet produce una sorta di transfert dal docente all'allievo. Anche l'allievo si sente coautore della lezione e protagonista. La motivazione innescata porta ad avere meno timore a mettersi in gioco, a partecipare attivamente alle lezioni. In più, la multicanalità della lavagna interattiva è indicata con alunni con difficoltà e non è escludente, se ben utilizzata e calata nella realtà della classe, vale a dire finalizzata alla esplorazione, alla ricerca, alla creatività, a quelli che sono chiamati processi cognitivi. La collaborazione e la cooperazione non avviene solo a livello testuale, ma si svolge anche attraverso linguaggi diversi, l'arte, la musica, e competenze che ciascun alunno mette a disposizione del progetto, in un'ottica sociale integrata e immediata. Per il lavoro di gruppo esistono diversi approcci. La cosa importante è che i contributi di ciascuno vengano valorizzati, come altresì va potenziata l'interazione e lo scambio alla pari delle conoscenze. Dal punto di vista organizzativo, poi, è demandato al docente il compito di creare gruppi, di assegnare compiti, di aggregare in funzione del compito e di monitorare i punti forti e i punti deboli. In conclusione, si prospettano modalità d'uso concreto della LIM in ottica inclusiva. Abbiamo tentato di sottolineare l'importanza didattico-pedagogico dell'uso della LIM con alunni con bisogno educativo speciale, perché crediamo che la LIM abbia le potenzialità per essere uno strumento innovativo e inclusivo, che possa essere utile ad alunni e insegnanti per concretizzare attività didattiche e un clima di apprendimento di gruppo che risponda nel più possibile alle esigenze individualizzate di ciascuno. Questo sulla base di una reale utilità pedagogica e non perché la LIM riscuote negli alunni e nei docenti, o ancor peggio perché le pressioni del mercato sono tali da rendere quasi obbligato l'acquisto della LIM da parte del mondo scolastico. Crediamo invece necessario sottolineare la necessità per la scuola di far entrare nella didattica i linguaggi propri delle nuove generazioni, potenziando gli aspetti multimediali e interattivi propri del nuovo contesto sociale e culturale, guidando però questa introduzione mediante l'innovazione delle strategie didattiche, basate su principi educativi e pedagogici e non influenzati dalla banalizzazione del mercato,